Allora, eccoci qui, buongiorno. Siamo alla quarta puntata del podcast Other Side Europe. Sono Laura Pasquali di Agora Europe e do il benvenuto a Laura Salvatori, portavoce di Save the Cost. Brevemente reintroduco il nostro podcast series. Nelle precedenti puntate abbiamo incontrato personaggi differenti, tra cui Giorgio Ninardi, portavoce di Sea Watch. Nel secondo incontro abbiamo conversato con Oscar Fernandez e Inigo Minangos della ONG Vasca Salvamento Marittimo Umanitario, e nel terzo incontro abbiamo incontrato Valentina Brinis di Open House. Parteciperanno in futuro alcuni nomi, tra cui Giovanni Soldini, Ambrogio Beccaria. Fra gli onorevoli alla Camera abbiamo Erasmo Palazzotto, Massimo Ungaro e tanti altri personaggi. Brevemente, Other Side Europe Podcast Series è un progetto lanciato da Agora Europe in collaborazione con HordiTorrent, ed è un progetto che include una serie di interviste con la società civile, migranti ed esperti e rappresentanti a diverse zone transfrontaliere. L'intento è quello di dare diverse visioni d'Europa, d'oltreoceano e d'oltremare, creando quindi un dialogo su migrazioni e confini e sulla salvaguardia dell'ambiente e degli oceani. Do di nuovo il benvenuto a Laura Salvatori e per introdurre il comitato Save the Cost, di cosa si occupa, passo direttamente alla prima domanda della nostra intervista, così poi passo direttamente la parola a lei. E le chiedo, da quale necessità nasce, il comitato Save the Cost, di cosa si occupa e da dove ci parla fondamentalmente? Avete la parola. Allora, io vi parlo dalla costa toscana, in particolare da Castiglione della Pescaia, che è un paese in provincia di Grosseto. E il comitato nasce proprio qui, a Castiglione della Pescaia, ufficialmente in data 14 giugno 2020, ma idealmente nasce in precedenza e ha il suo avvio da un progetto della Regione del Comune di Castiglione della Pescaia, in comunque collaborazione con il Genio Civile della Regione Toscana, che è quello di creare un rifacimento delle spiagge protetto da barriere rigide. Questo progetto ci ha subito dato una brutta impressione, più che altro per la sua maestosità, però nessuno di noi è geologo o comunque si occupa di dinamiche marine, per cui il progetto inizialmente è stato diciamo studiato da noi per capire un po' di che cosa si trattava. E in particolare abbiamo contattato professori universitari, docenti che si occupano appunto di questi argomenti, professionisti che si occupano comunque della costa, e quella che era solo una nostra impressione si è rivelata la realtà, ovvero un progetto faraonico che andrà a cambiare per sempre la costa di Castiglione della Pescaia e l'ambiente di questo tratto di mare. Per cui ci siamo inizialmente attivati con una petizione online, anche per capire un po' quale poteva essere anche il riscontro con altre persone di questo progetto, perché alla fine noi eravamo un piccolo gruppo composto inizialmente da 10 persone, la maggior parte residenti qui a Castiglione della Pescaia, ma non solo, e da questa petizione online sono arrivate firme e commenti da oltre 1.000 persone, non solo da questa zona, non solo dalla Toscana, ma da tutta Italia, addirittura anche da alcune parti d'Europa, di persone che in qualche modo conoscono e amano Castiglione della Pescaia, ma che conoscono e amano anche il mare e che vedono nelle barriere rigide un fattore negativo. Quindi,
da una parte, vista la reazione del mondo scientifico che abbiamo interpellato, il quale ci ha appunto fatto capire come progetti faraonici come questo vadano studiati molto bene e devono essere molto calibrati e soprattutto si attuano in casi di estrema urgenza, di estrema gravità, cosa che non esiste a Castiglione. Dall'altra parte, il riscontro di pubblico che ama il mare, che ama Castiglione e che si è dimostrato contrario a questi progetti, ci ha fatto venire l'idea che forse era il caso di costituire un comitato per tutelare questo tratto di mare. La nostra tutela ora è mirata al proteggere Castiglione dalle scogliere, ma potrebbe in futuro venire fuori anche una tutela da un punto di vista di inquinamento, da un punto di vista appunto di pulizia delle spiagge, perché no? Anzi, noi siamo comunque anche un gruppo che già attua questi tipi di interventi. Okay. Quindi il 14 giugno nasce ufficialmente Save the Coast. Comitato, perfetto. Passiamo alla seconda domanda. E le chiedo, vi siete adoperati in risposta alla decisione appunto di installare queste barriere, queste scogliere artificiali lungo la costa maremmana? Se sì, in che modo? E soprattutto se avete ottenuto l'appoggio di qualche istituzione? Ok. Allora, diciamo che il nostro scopo principale, soprattutto iniziale, è stato quello di produrre informazione. Produrre informazione anche perché questo è un progetto che non è stato diffuso tra la popolazione a livello di appunto di istituzioni. È un progetto che in pochissimi, veramente pochissime persone, soprattutto quelle del luogo, conoscevano. Per cui ci è sembrato opportuno innanzitutto far conoscere la sua esistenza. In secondo luogo, cercare di far capire che quali erano gli aspetti negativi di tale progetto. E questo lo abbiamo fatto sia parlando direttamente con le persone, questo soprattutto con le persone del luogo, ma anche attraverso i canali social, che ormai sono la via più breve e più facile per portare la conoscenza ovunque. Questa è stata la prima fase del nostro intervento. La seconda fase è stata quella di cercare di aprire un dialogo con le istituzioni. E qui vengo anche a rispondere alla seconda domanda. Perché comunque ci sembrava opportuno parlare insieme di questo progetto e cercare di far capire, di far valere anche il nostro punto di vista. Questo dialogo con le istituzioni è stato cercato sia via mail principalmente, ma anche andando direttamente a parlare con i rappresentanti del comune di Castiglione. E devo dire che è stato un tentativo fallimentare perché abbiamo trovato soltanto delle chiusure e quindi questa strada non l'abbiamo più tentata perché abbiamo aperto un tavolo in cui ognuno ha portato il suo punto di vista, ma il comune è rimasto fermo nella sua posizione, noi fermi nella nostra e quindi non siamo arrivati a nessun compromesso. Però quello che ci terrei anche a dire è che la nostra posizione non è contraria a qualsiasi progetto sulla costa, perché comunque il fenomeno dell'erosione è un fenomeno presente a livello mondiale, non riguarda soltanto Castiglione della Pescaia, ma è a livello mondiale, dovuto a cause antropiche e naturali, prima di tutto il riscaldamento globale che porta all'innalzamento dei mari e quindi la linea di costa si arretra. Però ci sono anche cause umane come le eccessive costruzioni lungo i litorali,
la mancanza di sedimenti portati dai fiumi che spesso vengono escavati dalle ditte che appunto usano questi materiali per rivenderli, per costruire strade, palazzi. E secondo, in secondo luogo c'è anche un approccio diverso sul territorio che porta un minor numero di sedimenti lungo dal fiume, lungo il mare, perché alla fine la sabbia che noi, che comunque il comune e anche noi stessi vogliamo proteggere, non sono altro che sedimenti che arrivano dall'interno. Mm-hmm. È un sistema molto, molto complesso a livello di di bacini idrici, ma anche di geomorfologia del territorio. E quindi noi siamo consapevoli che c'è il fenomeno dell'erosione e, come ripeto, è un fenomeno mondiale. Però innanzitutto qui a Castiglione non è un fenomeno urgente e grave come sembrerebbe far pensare l'immenso progetto che viene realizzato, perché addirittura la stessa Regione Toscana nel PIT, che è il piano di indirizzo territoriale, e lo stesso Comune di Castiglione della Pescaia nel VAS del 2019 indicano che c'è un sostanziale equilibrio fra erosione e deposito di sabbia. E quindi se c'è un sostanziale equilibrio, fondamentalmente non c'è una grave erosione. Lo stesso vale per uno scambio di mail che abbiamo avuto con alcuni membri della Regione Toscana che ci parlano di un'erosione modesta. Per cui già questi termini ci fanno pensare che sia sufficiente un progetto più leggero e soprattutto più compatibile con l'ambiente, perché un progetto del genere cambierà per sempre, la costituzione ambientale, paesaggistica della nostra costa. Oltre alle istituzioni, comunque siamo entrati in contatto anche con le associazioni ambientaliste, proprio per questo, per quello che ho appena detto, cioè per il fatto che questo progetto cambierà per sempre l'ambiente e il paesaggio di questa zona. E abbiamo avuto riscontri positivi dalla maggior parte delle associazioni ambientaliste, quindi siamo in contatto con il WWF, che tra l'altro è un po', sta combattendo anche la sua battaglia, legata in parte anche alla nostra, perché stanno combattendo una battaglia sull'estrazione di sedimenti dal fiume Ombrone, proprio che il fiume Ombrone è proprio quel fiume che porta i sedimenti nelle nostre spiagge. Mm-hmm. E quindi se mancano i sedimenti lì, manca spiaggia noi, per cui due battaglie che sembrano diverse, perché una riguarda un fiume e una riguarda un mare, in realtà sono la stessa battaglia. Abbiamo avuto riscontri comunque anche dal Legambiente, e poi abbiamo avuto un appoggio anche da Italia Nostra, quindi le associazioni ambientaliste si può dire che sono con noi. E, anche se per ora quelli che si sono mossi maggiormente, devo dire che siamo proprio noi del comitato. Non a caso, da ultimo, l'ultima azione che abbiamo intrapreso è stata quella di un ricorso al TAR, per la quale abbiamo anche istituito una raccolta fondi. Poiché comunque i ricorsi al TAR hanno un certo costo, e quindi pur essendo cresciuti da quei semplici primi 10 soci fondatori, adesso siamo quasi a 300 iscritti nel comitato, iscrizioni che ogni giorno vanno a aumentare, perché ci arrivano di continuo, perché comunque la nostra battaglia si sta diffondendo, siamo usciti sui giornali, su riviste online, quindi
l'argomento, ecco, si sta conoscendo. E grazie appunto a questa maggiore conoscenza del comitato dell'argomento di cui trattiamo, abbiamo iniziato questa raccolta fondi che sta, devo dire, avendo successo, anche se ovviamente quando si parla di ricorsi e di vie legali i soldi non bastano mai, perché si sa quando si inizia e come si inizia, però poi il proseguo può diventare lungo e complicato, per cui siamo sempre, la raccolta fondi, ecco, è sempre aperta da questo punto di vista. Questo ricorso, due parole sul perché lo abbiamo aperto. Lo abbiamo aperto perché progetti come questo necessitano di una valutazione di impatto ambientale, che è una valutazione che va appunto a studiare veramente nel profondo quelle che possono essere le conseguenze di un progetto simile. Questo progetto è stato sottoposto alla soggettabilità alla VIA, appunto, a questa valutazione, e in un primo momento la Regione Toscana, in particolare il 24 agosto, con un comunicato aveva decretato la necessità di una valutazione ambientale. Successivamente, in seguito a delle modifiche, tra l'altro piccole modifiche, realizzate sul progetto dal comune di Castiglione della Pescaia, a fine settembre la Regione Toscana ha deciso che la via non era più necessaria. Noi invece riteniamo che questa invece sia una strada importantissima e sia necessario valutare l'impatto ambientale di un progetto simile, un progetto definito da molti faraonico, per cui con questo ricorso chiediamo che sia appunto valutato questo impatto. Inoltre chiediamo che sia anche valutata la possibilità di realizzare un progetto alternativo secondo i canoni dell'ingegneria naturalistica, come chiede anche la sovrintendenza, la quale ha dato un parere negativo a questo progetto e ha chiesto appunto che sia rivisto in una chiave diversa, in una chiave più soft, diciamo così, e che vengono fatti degli interventi di ingegneria naturalistica, sempre alla luce del fatto che l'erosione non è grave, per cui non è necessario stravolgere per sempre l'ambiente, l'ecosistema, il paesaggio della costa di Castiglione della Pescaia. Questo potrebbe sembrare un problema solo locale, però in realtà è un problema che stiamo, mano a mano che andiamo avanti, stiamo riscontrando anche in varie parti d'Italia. Altre associazioni, altri comitati come noi ci hanno scritto manifestando lo stesso problema e manifestando come in seguito alla costruzione di barriere, come quelle che vogliono realizzare, il problema dell'erosione non si è fermato. E queste barriere non proteggono dalle mareggiate e la linea di costa continua ad arretrare. Per cui che cosa accade? Che si rischia di spendere milioni, perché qui si parla di milioni di euro, per un progetto che non solo potrebbe essere fallimentare come lo è stato in molte altre parti d'Italia, ma che appunto andrebbe a avere un costo enorme per la bellezza della zona. Certo, infatti la mia terza domanda, diciamo, ha un focus sul valore ambientale e naturalistico che può avere la zona e la costa della Maremma per voi, e quindi le chiedo di descrivere, in quanto abitante del posto, qual è il valore che voi date alle vostre coste, sia ambientale che naturalistico, ma anche culturale, storico, eccetera, eccetera.
Allora, il tratto di spiaggia in cui dovrebbe essere presentato l'intervento va più o meno dall'abitato di Castiglione della Pescaia fino alla falesia di Punta Rocchette, che è un tratto sabbioso che va a terminare in uno sperone roccioso, in una punta rocciosa, da dove si passa appunto poi dalla zona sabbiosa alla zona di scogliera. Questo tratto di spiaggia ha un valore molteplice perché ha valori sia appunto da un punto di vista paesaggistico, naturalistico, ambientale, ma anche culturale, sportivo e storico. Quindi ha veramente un valore enorme per cui si va a intaccare una zona con alto valore. Iniziando dal valore paesaggistico, posso dire che il litorale di Castiglione della Pescaia e la pineta retrostante questo litorale sono considerati dei beni paesaggistici con vincolo. E lo stesso piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico richiede che non vengano creati interventi che rendano artificiale questa costa e chiedono appunto di preservarla in quanto zona di forte interesse pubblico. Per cui già abbiamo una normativa e un decreto legge che riconosce il valore paesaggistico di questa zona e che nelle sue indicazioni di gestione chiede di non artificializzarla e di mantenere la naturalità diffusa di questo tratto di costa. Naturalità diffusa perché è in effetti un tratto di costa dove le strutture antropiche sono abbastanza limitate, soprattutto se facciamo la differenza con i vicini abitati di Follonica e di Marina di Grosseto, dove comunque c'è una maggiore antropizzazione visto anche l'abitato. Ci sono ovviamente anche nel tratto che ci interessa, di nostro interesse, delle strutture turistiche. Delle abitazioni, però sono abbastanza limitate, quindi l'impressione che si ha di questo tratto di costa è un tratto di costa fortemente naturale. E in questo tratto di costa naturale troviamo un ecosistema composto a vari livelli, cioè la pineta retrostante, che è una pineta antica, molto antica, con un bellissimo sottobosco che quindi comprende al suo interno un incredibile ecosistema. C'è un ecosistema dunale che sarebbe il primo a dover essere preservato attraverso opere di ingegneria naturalistica, perché poi è spesso lì che risiede il fulcro della resilienza di una spiaggia e della sua capacità di rispondere anche all'erosione. Quindi il primo intervento sarebbe, e quello essenziale sarebbe quello di preservare questo ecosistema dunale. C'è poi l'ecosistema marino, che ovviamente verrebbe anche questo intaccato da dei massi di cava artificiali. E per sottolineare anche l'importanza ambientale, paesaggistica di questo tratto di costa, vi posso dire che al di là del fatto che si sono avvistate balene di recente, si avvistano delfini continuamente, è tornata a depositare le sue uova in questa zona la tartaruga Caretta Caretta, che da alcuni anni ha nuovamente scelto, dopo tantissimo tempo, queste spiagge per nidificare, con anche un numero abbastanza abbondante, e questo, tra l'altro, è un
un fattore molto positivo per la nostra costa. E c'è un'associazione che tutela le Caretta Caretta, lo stesso comune di Castiglione della Pescaia si è adoperato molto per tutelare queste tartarughe che vengono a nidificare, per cui non si capisce come dall'altra parte si cerchino invece di fare degli interventi che potrebbero danneggiare questo animale. Per cui, ecco, il quadro ambientale e naturale è un quadro complesso e che va sicuramente protetto, preservato, cercando di fare in modo che anche le tartarughe continuino a tornare tutti gli anni nella nostra zona. L'altro punto è l'importanza storica del luogo, perché la zona soprattutto di Rocchette fa parte di un sistema di fortificazioni medicee che era legata ovviamente alla tutela della costa nei secoli passati. Lo stesso castello di Rocchette, che adesso è una proprietà privata, è stato proprietà della moglie di Cosimo I dei Medici, che lo ha ricevuto in dote, quindi ha una sua importanza storica, così come la parte frontale, la parte del mare davanti alla spiaggia delle Rocchette è stata luogo di una battaglia a cui ha partecipato il corsaro Barbarossa, il corsaro ottomano Barbarossa. Quindi ecco, diciamo che la storia di Castiglione e di questo tratto di costa è molto, molto antica e è continua negli anni. La zona ha un'origine etrusca e romana, quindi è una zona conosciuta già dai primissimi secoli. Non per ultima voglio anche sottolineare l'importanza sia culturale che sportiva della zona. Lei pensi che la spiaggia di Rocchette è stata frequentata da molto negli anni da scrittori, pittori, e voglio nominare due su tutti che sono Fruttero e Calvino, i quali avevano la propria abitazione nella pineta retrostante Rocchette e hanno scritto due delle loro più importanti opere. Fruttero lo scritto con Lucentini, romanzo Enigma in luogo di mare, e Calvino ha scritto Palomar ispirandosi proprio a queste zone. Per cui viene anche da chiedersi se avrebbero fatto lo stesso, se ugualmente avrebbero avuto lì la loro casa, avrebbero avuto lì una loro residenza intellettuale, se la spiaggia invece che naturale, selvaggia com'è, fosse stata una spiaggia artificiale, come lo stanno diventando molte spiagge della nostra costa italiana. Come ultimo aspetto, voglio sottolineare anche l'importanza sportiva di questa costa, perché a Rocchette c'è un importante spot surfistico dove i surfisti, appunto, quando c'è onda, vengono a praticare il loro sport e vengono da tutta Italia. Ci sono stati anche surfisti internazionali. Qui si allena la campionessa di surf europea Francesca Rubegni, fa parte del territorio. Quindi creare una barriera, delle barriere, proprio in quel punto vorrebbe dire eliminare per sempre quest'onda, che è considerata da molti come una delle migliori d'Italia. È un'onda di carattere quasi oceanico, per cui si andrebbe a rovinare anche in parte il comparto sportivo del territorio, senza poi stare anche a nominare la pericolosità per i bagnanti, per chi viene a fare il bagno in queste zone, perché le barriere rigide creano delle correnti che poi diventano pericolose.
soprattutto per chi sa nuotare poco o per niente, recano pericolo. Poi questa è una zona anche dove vengono praticati molti altri sport acquatici, il SUP, il windsurf, quando la stagione lo permette, anche il kitesurf. Mm-hmm. Per cui avere anche delle barriere potrebbe essere di pericolo anche per questi sport, soprattutto se non segnalate o se segnalate male. Per cui ecco, il quadro dell'importanza del luogo è molteplice e si vanno a rovinare vari aspetti, quindi non soltanto uno. Poi molti turisti vengono a Castiglione d'estate, lo usano come meta turistica anche perché è un posto, come dicevo prima, di una bellezza quasi selvaggia, proprio perché è stato poco antropizzato rispetto ad altri luoghi, per cui molti turisti non si troverebbero più quella bellezza di cui si sono magari innamorati. Castiglione, tra l'altro, ha una qualità delle acque eccellente, Legambiente assegna sempre 5 bandiere blu, quindi chissà se anche la qualità delle acque rimarrebbe la stessa e quindi se anche i turisti continuerebbero comunque ad apprezzare questo nostro tratto di costa. Tra l'altro, un'altra cosa che vorrei sottolineare è anche come non sia stata chiesta l'opinione di tutti quelli che fanno parte di questi ambiti di cui le ho appena parlato, ma è rimasto un progetto legato soltanto al comune e a pochissimi interessati. Ok, va bene, la ringrazio tantissimo per averci spiegato in maniera dettagliata comunque il quadro generale. Sì. Importante è sapere il valore sia affettivo comunque che ha per i cittadini che abitano quel tratto di costa, ma anche valore culturale, turistico, ambientale, storico, che effettivamente ogni luogo al mondo può avere per la popolazione, certo, in generale. E questa, come ripeto, non è soltanto la battaglia di Castiglione della Pescaia, di Save the Coast, ma è un esempio di realtà che si stanno verificando in tutta Italia un po' ovunque, anche da altre parti d'Europa sento situazioni simili, anche se l'approccio in molte altre parti d'Europa che non siano l'Italia è un po' diverso. Voglio nominare velocemente lo studio Eurosion, che è uno studio fatto dalla Commissione europea, dove si invita a creare barriere solo veramente in casi di estrema necessità, ma soprattutto si invita a riequilibrare in modo naturale le spiagge, perché quello costiero, certo, è un sistema molto particolare, ci sono delle dinamiche molto particolari che apparentemente sembra di andare a operare solo su un tratto della costa, in realtà si va a incidere sulle correnti marine, su delle dinamiche che riguardano chilometri e chilometri di costa, per cui interventi fatti in un determinato punto possono poi andare a incidere negativamente in un altro. Per cui anche la Commissione europea invita a costruire il meno possibile, ma piuttosto a cercare un sistema di tutela integrato che riguardi l'intero territorio e non un piccolo pezzettino di territorio, e che porti soprattutto a un riequilibrio naturale della costa. Tanto più che, ad esempio, nel sud della Francia, invece che farle, le barriere le stanno togliendo proprio per ricreare questo equilibrio di cui le stavo parlando adesso. Va bene. Io penso che sia stata esaustiva al riguardo e la ringrazio tantissimo per aver accettato di partecipare al nostro podcast. E chiudo qui la puntata.
della The Other Side Europe Podcast Series, puntata numero 4. Grazie a voi.